Ok, sono arrivate le ragazze e abbiamo preso il biglietto. Stiamo aspettando l'inizio e siamo qui. Cartellino. Buonasera e benvenuti a tutti. Prima di iniziare è giusto fare qualche piccolo accenno a cosa abbiamo fatto e a cosa andrete a vedere oggi e a come sarà indispensabile il vostro aiuto e la vostra collaborazione. Allora, intanto quello che vedete adesso non è uno spettacolo, ma l'esito finale di un laboratorio di scrittura e performance che abbiamo tenuto quest'ultimo mese, da aprile fino ad oggi, e che è appunto organizzato da Officine Culturali, che aveva come protagonista e committente tutto quello che vedete attorno, cioè il Monastero dei Benedettini. Il Monastero ci ha commissionato uno spettacolo dove lui doveva essere il protagonista assoluto e così è stato. I partecipanti al laboratorio hanno scritto per il Monastero, per la sua storia secolare, e questo è quello che andrete a vedere oggi. Non è uno spettacolo classico, non è uno spettacolo all'italiana, ma sarà uno spettacolo itinerante dove, appunto, accompagnati dagli attori, percorreremo degli spazi e dove avrete necessità potete decidere anche la visuale migliore di quello che andrete a vedere. Quindi avete anche l'occasione di poter decidere come e cosa vedere. Faccio qualche piccolo accenno prima di iniziare. Allora, il laboratorio, appunto, organizzato da Officine Culturali ha per nome Unistai di Casa ed è appunto la seconda edizione dopo quella che abbiamo fatto questo dicembre. Lo spettacolo, l'esito finale, il copione, quindi lo spettacolo, ha per titolo Cus Fatti, Ava Meglio Patti ed è di Angelo Bertolo, Federica Catalano, Rosalinda Cavallaro, Anna Rosa Gagliano, Manuel Giunta, Margherita Incastrone, Grazia Letizia Mazzamuto, Eugenio Sanfilippo e Francesca Sanfilippo. Con interpreti Angelo Bertolo, Rosalinda Cavallaro, Anna Rosa Gagliano, Manuel Giunta, Margherita Incastrone, Eugenio Sanfilippo e Francesca Sanfilippo. La selezione musicale, la direzione del coro e l'esecuzione delle musiche è del maestro Andrea Balsamo, e la direzione del laboratorio e la regia è di Angelo D'Agosta. Non mi resta quindi che augurarvi buona visione, buon ascolto e, dato che lo spettacolo lo faremo insieme, buono spettacolo! Mm.
465 anni ed è abbastanza giovane rispetto alla millenaria storia della collina di Montevergine che, crogiolo di lingue, usi e costumi e culture, è stata abitata sin dalla preistoria ed è testimone della presenza di greci, calcidesi e romani ancor prima che i monaci decidessero di costruire questo luogo dove siamo adesso a metà del 1500. Il 28 novembre del 1558 Giovanni Lacerda, viceré di Sicilia, presenziò la posa della prima pietra. I monaci benedettini si trasferirono in questo luogo alcuni anni dopo, il tempo necessario a costruirlo dalla vicina Nicolosi. Una volta i monasteri venivano costruiti fuori città, certo in inverno, con il cielo terso, libero dalle nubi. E volgendo lo sguardo verso nord si poteva assistere a uno spettacolo incredibile. I monaci, infatti, diventavano testimoni di uno spettacolo meraviglioso. L'Etna appariva come una signora agghindata con uno scialle scintillante, effetto del sole che ama specchiarsi nelle abbondanti nevi che ricoprono il vulcano. Il vulcano. Il vulcano! Scusate, oh, scusate. Ma che fissa! Ma voi lo sapete perché Nicolosi si chiama Nicolosi? Grazie ai monaci benedettini. L'impianto iniziale era un piccolo cenobio del XII secolo con annessa una stalla e alcune case, che venne accorpata prima al vicino monastero benedettino di San Leone di Vannacchio e poi concessa al monastero benedettino di Santa Maria di Licodia, che era seguenziale. Proprio nel luogo originario, alle pendici dell'Etna, nel 1359, Federico II d'Aragona iniziò la costruzione del monastero di San Nicolò per accogliere i monaci infermi. Dopo la sua costruzione cominciò a prosperare, ad essere frequentato addirittura dalla regina Eleonora, la moglie di Federico II d'Aragona, e più tardi dalla regina Bianca di Navarra, moglie di re Martino il Giovane. Divenne talmente importante da superare quello da cui prendeva e diventare suo stesso sede abbaziale. E quando un monastero diventa sede abbaziale, è necessario avere tutti i monaci che lo abitano, pastori, infermieri e contadini che lavorano la terra, per assicurare appunto questo grande prestigio. Ebbene, tutta questa gente che ruotava intorno al monastero dei Benedettini finì per formare una comunità detta di San Nicolò, i cui componenti, con l'andare del tempo, furono chiamati i Nicolosi. Le ragioni per cui i monaci vollero spostarsi dentro la città, cioè dentro le mura di Carlo V, possono essere attribuite a vari fattori. Il popolo catanese, provato da continue eruzioni e terremoti, voleva avere in città la reliquia del sacro chiodo donato ai benedettini dal re Martino il Giovane, che aveva salvato il monastero quando, durante l'eruzione del 1536, l'abate Gerolamo Sardo, accompagnato da Padova, un monaco di Montileni, prese il sacro chiodo e andò incontro all'invalente torrente di lava, fermandolo. Le ossa di donna nelle viscere, di animale, sui muri e le arcate, il monastero è ossa, lava e poco più. Il monastero è stato anche un chiodo. Teologi e scienziati si pongono ancora la domanda sul supplizio sublime. Dove è stato il chiodo? Nel palmo o nel polso? Al chiodo non importa, lui nasce violentatore. Che sia muro, che sia legno, che sia carne o osso, il chiodo penetra, stupra,
Era sangue divino, corpo di Cristo o solo struggente, innocente martirio? Al chiodo non importa, siete voi a dirlo benedetto. Il monastero è ossa, chiodo. È il giorno del vero meglio della meccanica, è il giorno del vero meglio della meccanica di precisione. Vai in bella, mi chiede comica, mi chiede comica, mi chiede comica, vai in bella, mi chiede... Voi sapete cosa significa essere qualcuno? Osannato, portato sulle spalle come se fossi il salvatore dell'umanità. Magari non di tutta, ma di questa città ingrata che ha preferito la sua dente bellezza di una fanciulla del suo vero. Eppure c'ero anch'io, sapete, quando mamma Etna ha deciso di donarci un po' del suo calore. Anch'io ho contribuito insieme alla Santuzza a fermare quell'abbraccio troppo invadente e soffocante. Eppure lei continua ad essere amata. La pregano, piangono davanti a lei. Mentre io, pezzo di ferraio arrugginito, dimenticato da tutti, compresi i monaci di questo monastero che è tanto protetto da catastrofi naturali e politiche, marcisco solo come qualsiasi altro chiodo, come uno dei tanti e non uno su tutti. Io, il sacro chiodo, sono stato abbandonato come un pezzo da museo, come l'ultimo dei reperti di una gloriosa epoca ormai passata e che non vivrò più. Il monastero è là, terra, acqua, si respirano storie al monastero. Alcune storie sono lamenti, lacrime, acqua, altre bruciano ancora dopo secoli di storie, lava. Il fuoco che diventa terra e lotta con l'acqua, la terra che colma il mare, nasconde fiumi e laghi. L'acqua non viene sconfitta del tutto, ma continua a scorrere nelle viscere di questa città e c'è sempre meraviglia quando affiora, anche se in fondo lo sappiamo che si trova qui sotto. Come a dirci, non mi vedi, ma ci sono. Provate ad andare nelle cantine. C'è un pozzo di 32 metri e se guardate dentro si vede la menata. Siamo terra sull'acqua, non siamo poi tanto lontani dalla leggenda di Colapesce. Ricorre questo nome. Nicola, Cola, Nicolò, Nicolosi. Secondo me c'entrano sempre i benedettini. Dopo l'eruzione, circa 12 metri di lava lambirono nel monastero. In realtà i monaci si erano stufati di vivere pericolosamente così vicino al vulcano, di essere soggetti alle incursioni di malviventi che saccheggiavano il monastero, ma soprattutto volevano vivere in città perché lì avrebbero potuto godere di maggiori privilegi e sarebbero stati più vicini alla vita pulsante della città. I monaci noi immaginiamo come dei poveretti che mangiano pane e preghiera. Ebbene no, questi monaci erano invece cadetti, ovvero i secondogeniti delle famiglie nobili. Questi monaci detenevano un grande potere ed in città avrebbero potuto meglio esercitarlo. Ho troppa fame! Miau!
Cazzo dici? 7 chili di olive! Come il tuo amore! Miau! Ma... tu vieni qui ogni giorno? Miau! Certo! Mi faccio un pranzo e la cena! Porta pazienza, perché già poco arriverà qualche cosa anche per noi! 5 chili di acciughe! Ora non lavora! Miau! Miau! Ma... stanno organizzando un matrimonio? Miau! Ma quali? Questi ogni chionno si mangiano una cona! Magari a tempo in quaresima! 9 chili di maccheroni! Ora entra ora! Miau! Mezzo cavallo! Ora entra ora! Miau! Mezzo cavallo? No, ma... secondo la sancta regola benedettina è assolutamente vietato cibarsi di animali a 4 zampe! Miau! Appunto! Mezzo cavallo, 2 zampe! 50 pinte di vino del cavaliere di Portonaro! Ora è lavoro! Miau! 5 cassate gelate e 50 spumoni direttamente da Napoli! Ora è lavoro! Miau! Ma secondo la sancta regola benedettina è assolutamente vietato consumare dolci a fine pasto! Miau! Ma se non è pomi? Miau! 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 Ma dopo cavallo ci vuole, che dire, un passabocca! E infine 50 salsicce! Ora è l'ora! Miau! 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 Shhh! Statti muto, che sta arrivando Monaco! Miau, mi aspettavo un autopasto, e invece... secondo la santissima regola benedettina, una liva a Tia è una liva a mia. Amen. Oh.
Io sono un indegno servo del Signore e non so cosa ho fatto per meritarmi il miracolo di averti nella mia vita. E io mi squagliava sulla sola quando mi diceva queste cose, che poi lui non è che era a me, che io sono una monte, va. No, lui era studiato come tutti i monaci. Oh, anche il latino sapeva. E infatti mi spiegava come si è il latino. Così, all'improvviso, avevamo appena finito di fare... E lui mi chiede zitto zitto perché mi diceva queste cose bellissime, che io non ci potevo niente. Predicavo ego posset il romano. Vos quod mille multa basilium legistis male memare putatis, predicavo ego posset il romano. E col tempo la sapete, cominciai a diventare più curiosa, gli facevo delle domande, e lui un giorno mi disse che per premiare il sacro fuoco della mia curiosità mi avrebbe istruita. Certo, non è che sono diventata una letterata o una filosofa, però ho imparato anche a scrivere qualche poesia, perché poi lo devo dire, era generoso il mio carmine, eppure bello era. Aveva due occhi che sembravano, come si dice, due gocce di erba lucente. Peggio, e quando ci amavamo io ero senza limiti. Altro che la prima notte di nozze con mio marito, lasciamo perdere, va. Comunque, continuò così per settimane. Io lo vedevo tutti i giorni, un giorno con una scusa, un giorno con un'altra. Come si dice, per amore tutto si fa, no? Una mattina stavo per bussare alla porta di Davide, quando all'improvviso sento un rumore strano, tipo. Tipo il letto che si sposta. Stututum, stututum. Mizza, quel mascherato mi stava tradendo. E infatti a chi vedo uscire dalla porta della sua cella? La mia vicina Maria, che nemmeno mi guarda e se ne scappa. Lascia la porta aperta, io entro, e vedo Carmine che si stava rivestendo. Ah, ma mi ci sono buttata addosso che lo volevo ammazzare. Ti sono andato! Così ci ho detto. Ma non ti vengo per tradirmi, ah? Non rispondi? Al cuore non si comanda, così ha voluto il Signore. Mamma mia. Faccia di bronzo, mascherato. Ah, ma me la doveva pagare. Lo sapete che ho fatto qualche giorno dopo? Sono andata da una signora molto vecchia, la quale mi disse che per liberarmi da tutta la rabbia e dall'amarezza, gli dovevo buttare una bella malaria. E lo sapete che dico? Che se lo meritavo, Catania trema.
e il terremoto distrugge il monastero. Del chiostro, l'unico che c'era fino ad allora, il chiostro di Ponente o dei Marmi, restarono erette solo 14 colonne su 52 che si spezzarono. Se andate a guardare con attenzione le colonne del chiostro di Ponente, potete notare come ci siano i segni ancora dei pezzi che sono stati riassemblati dopo. Resto illeso solo il seminterrato e parte del piano terra cinquecentesco. Proprio nel seminterrato si cristallizza il concetto di stratificazione delle diverse culture che hanno abitato questi luoghi, con una scoperta archeologica che, come gli strati di una torta, porta alla luce un insediamento calcidese alla base e due torsi romane sopra. 9 anni dopo comincia la ricostruzione. I monaci si affidano ad architetti e maestranze di indubbia fama. Nasce il chiostro di Levante con la caffè house in stile eclettico. Giovanni Battista Baccarini ricostruisce sul fronte l'abito usato come basamento e crea un geniale sistema antisismico riempiendo le volte ad arco con le ossa degli animali. Sorge il complesso monastico che si è tramandato fino ai giorni nostri. I benedettini sono all'arce della loro potenza. Costruiscono una chiesa pensata come una piccola San Pietro. Ma ad un certo punto cambia il vento. I giochi di potere si invertono e tutto questo si ferma. L'abate di allora è quello che sarebbe diventato cardinale e in seguito addirittura beato. Giuseppe Benedetto Dume. Chi? 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 Dume. Ah! È Dume! Abbiamo operato il consuolo di mezza, Dume cambia la vita all'interno del monastero e lo riporta entro la santità della regola. Sul più bello arriva la sciatura. Con l'annessione del regno delle due Sicilie allo Stato Sabato, Bento le manate le leggi persino del 1866, che portarono alla soppressione di ordini e congregazioni religiose e alla confisca dei loro beni mobili. I religiosi furono obbligati a lasciare i loro monasteri. Prego. Asciutto la domenica la sera, quando il freddo diventava
era l'unica cosa che mi illuminava, l'unica che mi portasse un po' di calore. E le stelle erano le uniche a fissarmi e ad avere tempo per le mie parole. Come me, anche loro aspettavano una carezza, uno sguardo, qualcosa da parte di qualcuno. Non potevi dimenticare più il giorno in cui lessi la lettera del vice segretario del Fascio Catanese, il certo Sciuti Fiorini, in cui mi si chiede di consegnare la tessera in distintivo e qualche anno a seguire, nel 38, le direttive del rettore che mi sospendevano dalla cattedra di astronomia a Catania, non essendo io più gradito al monastero. Non avevo mai pensato di essere gradito, quanto di essere utile e di aver obbedito al dovere richiesto dal mio Stato. Oltre questo, Catania era l'unico posto in cui avevo abitato, dove alla separazione fisica non aveva corrisposto altrettanta separazione mentale. Non riuscii ad interrompere il lavoro sul volo sulla carta del cielo, anzi, la continuai pure a distanza a Capodimonte a Napoli. Quello fu il mio vita. Per la prima volta mi sentì tradito e meritevole di ogni rispetto e di ogni dignità. Non sapevo come dire a mia moglie che avevamo perso tutto, che ogni cosa che poteva mantenerci su e che aveva mantenuto su anche me era ormai del tutto scivolata via dalle mie mani. Ma anche in quel momento di sconforto, nel cielo splendevano loro, solo loro, le stelle, nonché il riflesso della luce dell'Altissimo, le uniche che non sarebbero mai state sfrattate da nessuno. Le stelle erano lì. Anche quando scoppiò la seconda guerra mondiale. Quando stai tutta la vita col naso all'insù a guardare le stelle, il giorno che ti obbligano ad abbassare la testa, ti accorgi della miseria umana. Non esiste in natura nessun'altra specie così predisposta ad autodistruggersi. Sarà forse che con l'evoluzione si è perso l'istinto di sopravvivenza, ma degli uomini che dichiarano guerra ad altri uomini sulla base di insignificanti differenze va contro tutte le leggi della natura. E ciò che è più grave è che mai in tempo di pace si può assistere ad un così ingente impegno di uomini, mezzi e risorse. Tra tutti gli animali, l'uomo è l'unico che dall'evoluzione non ha imparato nulla. Le stelle erano lì anche quando mia moglie si ammalò. Quando scoprì che era malata, sentì come se una stella dell'universo avesse smesso di splendere, una lampadina fulminata. Sentì come se l'universo era destinato a diventare più freddo ancora. Presto, mi caricava il fazzoletto sulle spalle. Scendevo tutta la discesa dei danni, come direi, fino al suo ospedale. 36 chilometri dal dato e gli stessi ritorno. Ogni volta mi pareva di vederla un po' più magra e pallida. Le visite non duravano mai più di qualche ora, ma rendevano mai più gli altri. Lei, come le stelle, mi nervirava, mi dava tutta l'energia che il pane e acqua non potevano darmi. Le stelle erano lì anche il giorno in cui la vita mia vita morì. Il giorno più freddo di sempre. Le stelle erano state per tutto tempo nella mia carriera l'unica attenzione di tutte le mie energie. Ricordo quando fui assegnato come assistente agli osservatori di Catania per la prima volta per svolgere le misurazioni della carta del cielo, progetto commissionato dalla Francia agli inizi del secolo. Loro mi chiesero di misurare le coordinate rettiline di ciascuna stella, cioè esattamente la loro posizione nel cielo. Io, preso dalla curiosità e dalla passione, misurai anche le coordinate di ascensione retta tra noi e le stelle. Esattamente la distanza che separava gli uomini dalle stelle. Sentivo il bisogno di sapere quanto mi separava dal loro sguardo, dal loro principio, quanto mi mancava per poterle toccare, stringerle a me. Volevo sapere quanto mi aveva separato la vita da casa e quanto ancora dovevo percorrere per raggiungerla. Del resto, avrei percorso qualsiasi distanza se solo avessi potuto. L'hai fatto pure per loro. E il silenzio di quella strada mi ricorda che sopra gli aerei è rimasto uno spettacolo meraviglioso, inviolabile, così in alto che non può essere toccato da nessuna miseria umana. E tutto si riduce a due soli punti che si congiungono. Sopra, oltre 300.000 stelle. E sotto,
io col naso all'insù. Thank you.
invece ognuno di loro è professionista, ognuno nel suo settore, ma non in quello teatrale. Quindi l'impegno, la dedizione, l'amore che hanno messo, devo dire, veramente, veramente. Però grazie. Ok. Ci sono.